Manuel. Buongiorno! Buongiorno a tutti, benvenuti, bendornati. Lunedì con le Dico del Gargano, la rassegna stampa semiseria. Buongiorno. Del diario Montanaro. Eccoci qua. Sì, oggi abbiamo cambiato attrezzo, siamo con l'iPad di Emanuele. Emanuele, se ci sente Equitalia qua, due iPad, è un casino. Devo ringraziare tutti gli amici che mi vogliono bene perché mi hanno fatto questo regalo. Che Equitalia, tu. Che Equitalia. No, che Equitalia piace questo elemento. C'è gli U2. Ah, ecco. Scusa, non possiamo alzare un po'. Ah, Bad, ci sentiamo cattivi stamattina. Alza il computer. Ah, e qui ci sentiamo cattivi stamattina. No. Noi siamo buoni esseri. Buoni. Oh, e siccome vogliamo essere molto buoni. Cattivi stamattina. La squadra ieri, la squadra nera azzurra ha vinto. I nera azzurri. No, solo da me. I nera azzurri hanno vinto. Calma. Hanno vinto i nera azzurri. Anche i bianconeri. Pure i bianconeri. Bianconeri hanno vinto. Un saluto a tutti gli amici nerazzurri. Un saluto a tutti gli amici di Bergamo. Bene. Non diciamo niente. Poi andiamo a vedere i giornali che dicono. Anche i pescari. Dai, smettila. Allora, andiamo ai giornali? Andiamo. Andata. Gazzetta di Capitanata. Tutte belle notizie oggi. Il cuore nuovo di Viale Giotto, ennesimo appello alla cittadinanza dopo i recenti atti vandalici, sappiatelo custodire. Commoventi le parole del capo dello Stato, del premier Monti e del ministro Cancellieri. A Foggia hanno fatto una scultura dedicata alla, diciamo, a Viale Giotto, al crollo di Viale Giotto. Bomba al negozio cinese, caccia agli attentatori, i commercianti, servono risposte. Si segue la pista del racket e delle estorsioni in città, siamo sempre a Foggia. Il Foggia Calcio si prende il derby, Peluso si arrabbia con i tifosi. Vedremo. Anteprime natalizie con la città senza traffico, ambiente, domenica ecologica, ieri a Foggia. Braccato. Allora, Matteo non mi vuole far leggere. Dal crollo nasce un cuore. Installata scultura in onore delle vittime, giardino. Puoi conservarlo tu. Al completo. Quello di Dacia Marina. Posso girare Pasquale? Sì, Matteo, come dici? Sì, no, vai, come dici tu? Caccia agli attentatori del negozio dei cinesi, sempre a Foggia. Prove tecniche. Prove generali per il Natale. Così c'è una cosa. Dai presepi con materiale riciclato alle attività di solidarietà per l'infanzia. Due settimane fa, quando l'Inter ha vinto con la Juve, presso il locale tabacchino, Tabacchi. Non si è saluta Darciola alla famiglia. Una lettera. A parte di un interesse. E che c'era scritto? Bella a di tempo debito poi la mostrerei. Benissimo, benissimo. Voglio dire a detta persona. Che a Milano fa freddissimo. Stanno a meno 4. Dammi tempo che... Sta a meno 4, Milano fa freddo, c'è la neve. È arrivata la neve? Sì, meno 4. Ricordate, non ci dice sempre sul mare. Quindi mostreremo questa benedettissima lettera. Sì. Bellissima. Anche la nostra. L'ha consegnata. Oh, aiutateci, anneghiamo. Viaggio nella ippocampo allagata a pescar spigolo nel salotto. Addirittura il villaggio come Atlantide appelle alla regione di sindaci e consiglieri, ma nessuno si è ancora mosso. Guardate. Pasquale, i pesci vanno camminando. Capito? Questi pescano spigolo nel salotto. Impressionante comunque. No, niente per di loro. Nel senso che c'hanno il pesce nel salotto. Agguato in un villaggio, ucciso il guardiano, si scava nel suo passato, freddato Tavaglione, custode di Manacora. Stato ammazzato ieri, inseguito dai killer lungo la sua spiaggia, esplosi diversi colpi di pistola da distanza, ravvicinata. A Peschici, una chiesa dedicata a San Pio nel nuovo comparto edilizio, l'arcidiocesi presenta il progetto. Sempre Manfredonia, pronto soccorso, salto di qualità ma senza personale. Manfredonia, l'arciconfraternita chiede soldi per la manutenzione dei loculi e piovono accuse. Ancora Manfredonia, Monte Sant'Angelo, dopo una ricognizione della situazione, adesso arrivano i fondi dal Ministero per l'attuazione di interventi per la messa in sicurezza di istituti scolastici.
arrivano 51.000 euro per la Giovanni XXIII. Quindi o Gallo c'è meglio che apre una scavuta. Anche per la Tancredi ci sono dei fondi, scuola materna zona Ingrasso 63.000 euro, Tancredi 321.000 euro. Capito, per verificare lo stato delle strutture a seguito del sisma del 2002. Buone notizie, buone notizie. Al Galloccio pure facciamo stare. Sta prendendo la scuola. Sì. Taglio e cucito. Taglio e cucito. Vacci, vacci. Dove? Vai, gira la ruota. Eccoci qua, siamo arrivati allo sport. Innanzitutto, Michele Pirro, di il San Giovannese. Aro. Vince, è arrivato quinto nella MotoGP. Bravo Michele. Ecco, passa qua un altro. Passa a Ducati, è vero. Coccia, uomo partita. Eccolo qua, Giuseppe Coccia, il Montanaro. Ieri ha segnato una doppietta. Gioca nel Foggia, ha segnato una doppietta e ha portato alla vittoria la squadra rossonera. Leggi, voglio. Coccia, 8. Coccia, 8. Dove siamo? Eccolo qua, è l'inatteso trascinatore, segna due gol nell'ultima mezz'ora, prima aveva dormicchiato, chiude la sua splendida domenica da terzino. Un terzino che fa due gol. È un grande vanto per Monte Sant'Angelo. Ciao, Giuseppe. Grazie Giuseppe, grande. Pagina Cultura, Vieste e Trieste. Scusa, finiamo di dire che anche il Monte Sant'Angelo ha vinto 4-0. Ha vinto 4-0, 4-0. Trasferta. Ha vinto 4-0 in trasferta, adesso è al quarto posto. Quindi, classica. Quarto posto in classifica. 17 punti. Ma dopo me? Ma siete... calcetto, raga, siete mosci? Calcetto, ha vinto anche il calcetto? Calcetto, sì, avete, calcetto, avete alzato i gomiti ieri? No. No? Troppo. Tu hai alzato i gomiti? No. No. Tu sei andato a vedere la partita. Forza io. Intervengo da Cesena. Intervengo da Cesena. Mi ha battuto a fan da calcio. Ciao Marco, mi ha battuto. Cioè, questo ci aveva. Intervengo da Cesena. Quagliarella, che ha fatto 3 gol e quindi. Comunque, din don. Basta, Vieste e Trieste, unite dal fan. E da una ragazza ha presentato l'ultimo libro di Pasquale Cioffreda, protagonisti, l'amore e il mare. Eccoci qua, bene, piccole orchestre crescono, da oggi laboratorio all'Art Village, questo è l'unico giornale che abbiamo il lunedì. Apri F, ah questa c'era, l'ho letta stamattina, c'era una notizia su Sole 24 Ore. Matteo, vogliamo presentare l'università a Foggia, l'università di Foggia, questo è pure il pacchetto. Dedica quasi il 90% delle proprie entrate agli stipendi del personale, centrando il record italiano, mentre Siena è in vetta alla classifica dei debiti. Quindi a Foggia record di stipendi. Prima pagina da Sole 24 Ore e quindi Cosmopolita, che ci fai vedere? Matteo Fauseri, ecco, conosci Il tuo punto C. Come ho fatto la come C? Far funzionare bandini, a mille il tuo C bandini. Da sola e con lui. Andiamo in fascia protetta. No, bandini. Non ho capito. Non vabbè, ho detto non la parola perché vabbè. Vabbè. Sapere cos'è il punto C. Perché fai così? Scriveteci e venite alla Diego che parte prima. No, Matteo non mostra niente, smettetela. No, scriveteci. Già mancano! Buongiorno! Roma Monti. Come stai? Bentornato da Roma, è tornato Roma, Gegè. La Puglia a tavola! Com'è andata? È andata che si mangiava! Si mangiava a Roma, poi si sa com'è, no? Se si magna, magno io, magni tu, mangiamo un po' tutti. È vero! E c'è il nuovo slogan: qual è? Meglio un piatto di pasta oggi che una supposta domani. No! Bene, quindi è andata bene! Quanto te la Downy a tavola? No, la Puglia a tavola. La Puglia. Innovazione e tradizione di un territorio chiamato Gargano. Devo essere sincero, ci sono stati tanti di quelli che hanno mangiato. Oh. Mi siete mancati come diario Montanaro. È vero? Anche tu ci sei mancato, Gegè, anche tu. Senti, ma come si chiamava l'hotel? Ricordaci. L'hotel Excelsior in via Veneto è andata benone. Mi sono trovato anche in quella situazione dell'Election Day. È l'amico mio, Barak.
Dai! L'amico mio Barak, che è vero, abbiamo festeggiato insieme questa, questa grande maratona per le elezioni. Bene. Va grande Gegè, grazie per aver messo. Un saluto grazie a te. Grazie Roma. Grazie. Che ieri ha fatto una brutta fine. Ieri ha fatto una brutta fine. Ha giocato la Roma. Della Viccia. Ha fatto la fine della Viccia. È andata con sa. Vabbè, ragazzi, ieri è stata proprio una tragedia. Sui campi di calcio italiani. Vabbè, noi ridiamo, ridiamo che ci abbiamo i denti. Questa borsa va bene perché era azzurro. No, ieri hanno vinto i nerazzurri, ragazzi, smettete, no, dici così. No, no, non è come dici tu, ieri hanno vinto i nerazzurri. Quindi smettete. Bene, andiamo. Oroscopo, eccolo qua, la nostra Fox. La nostra Fox. Ah, oroscopo, Barba Nera 2013. Barba Nera, è il nostro Barba Nera. Tu c'hai la barba rossa. Io c'ho la barba rossa. Tu sei barba rossa. Barba rossa. State facendo barba bianca. E barba nera. Barba gianna. Loro, oroscopo. Mi hanno fermato gli arieti che non sono. Si sono incazzati? Sì, un pochino. No. Però canno di. Posso dire l'oroscopo ariete. Ah, oggi è ariete. 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 Ariete simboleggia sempre, da sempre, da le teste dure. È vero. Teste dure. Dure a forza di essere dure. Dure. Vai, non fare gesti. No, questo è sempre il metal. No, non è così, smettetela. No, se avuto mai dalle cose, togli le quelle cose. Diventano cornuti. Matti, no, che diventano cornuti. Smettila. Un saluto a tutti gli arieti. Noi scherziamo. Tutte le rozze. No, stai attento. The Fox. The Fox. Stai attento a questo. Smettetela. Mannaggia, un saluto a tutti gli arieti. Compleanni. Happy birthday. Dall'amore all'amore. All'amore. Dall'amore all'amore. Oh, andiamo ai compleanni. Happy birthday. Happy birthday oggi. Gli auguri. Eugenia Tota. Eugenia. 18 anni. Che bello. Auguri Eugenia. Giovanni Lombardi. Non conosco. Auguri Giovanni. Angela Maria Arena. Angela Maria Arena. Auguri, auguri. Che bello il compleanno 18 anni, ragazzi. Bellissimo. Io non lo ricordo il mio compleanno. Ve lo vorrei ricordare? Come una. No, basta, tu lo ricordi, Matteo. Tu la cagliata. Tu lo ricordi, il compleanno 18 anni. Diciamo, no. Bravo, ormai è tanto tempo fa. Io me lo ricordo benissimo. Ma molto bene assai. Io lo ricordo. È stato un bel compleanno. I trenini. Saluto a tutti gli amici che sono venuti al mio compleanno 18 anni. 12 maschietti. No, c'è un sacco di femmine. Il treno si chiude con 12. No! Sì. No. Dai, abbiamo chiuso. Sì, anche Sagittario è un uomo, è un'entità, mezzo uomo e mezzo cavallo. Però tira le frecce. Basta qua. Punto! Capire. Punto! Basta! Il cavallo! Il cavallo non è che basta! Dai! No! La parte di sopra, la parte di sopra. Un saluto a tutti i Sagittari. Io sono gemelli. Gemelli, tu sei gemelli. Ascendente amatore. Tu che segno sei? Acqua. No, basta con l'oroscopo. Abbiamo chiuso. Ci vediamo domani mattina con l'edicola del Gargano. Che sei tu? Come domani? Ah, dobbiamo dire che domani proviamo un Guinness di rimane. Sì. Ah, è vero, domani il Guinness, è vero. Domani, ah, Bald Gardner. domani proveremo nella nostra impresa. Bald Gardner. Dobbiamo allestire. Verranno quelli del Guinness. Dobbiamo allestire, sì, tutta la scenografia. La scenografia. Bene, ci vediamo domani mattina. Mattina domani. Buona giornata, smettila. Buona giornata a tutti, a domani. Attenzione, ciao.